cava le mani per po', qua come c'è la mattina, non so fa che sta tutto in, tu sei brava in ma fa, non c'avi ma la manda, avi ma solo la consuma, che ha fa pubblicità, e si provi non te ne magari rara non verim, qua che cosa va arrangiare, noi c'avessi ma vendà. Yeah.
Quanta sacrifici può guadagnare la stozza? Fanno tre turni nella giornata, non fanno tempo a fare una magnata, per attaccare 10, farsi una argotta, non sanno né sia giorno né sia notte. La repa, caputa! Ecco. La repa, caputa, le fine, sono trattate peggio di marruchina, a voglia mai piglia un'ambulanza, l'umerica fiscale fa strada niente, sta ritirando tutto mi è scurlannata, manca una migliera viene susumata, pulsa la volta fa una carezza, al coppo del terra della rifletta, a non pensano a si piglia niente, che a viaggio allassano la pezza, dopo quella strada non la retta, che arriva sempre più stretta, non sanno, che si sono unite, tremano pure gli padroni, se no avesse voglia di rumore di canzone, certo. Naturalmente a tutti i lavoratori va il sostegno pieno delle istituzioni. Come avete visto qui ci sono diversi comuni e diverse istituzioni e io avrei auspicato che molti di più fossero qui, anziché avventurarsi in dichiarazioni che dividono i lavoratori. Le condizioni lavorative, questo è successo. Dopodiché la FIOM, come altre organizzazioni sindacali, hanno appoggiato e sostenuto la lotta che i lavoratori e le lavoratrici hanno fatto. E quindi quando gli abbiamo detto alla FIAT e alle altre organizzazioni, noi siamo qui per fissare la data del negoziato. Al negoziato deve partecipare la rappresentanza sindacale dello stabilimento di Melfi e delle aziende dell'indotto. Dopodiché, quello che noi come organizzazione faremo, noi lo decideremo assieme ai lavoratori e alle lavoratrici. A questo punto, questo è il messaggio che noi mandiamo. Pensavate di farci paura, noi siamo qua, ancora più determinati di prima. Chiunque venga qui la notte vede centinaia e centinaia di lavoratori ai successi. Noi non abbiamo nessuna intenzione di mollare. Continueremo con le altre lotte, le nostre iniziative, perché la situazione di Melfi nei rapporti con la FIAT e l'indotto deve cambiare. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Lei ci sembra governa, è tutta che hai gestata, lei ci sembra governa.
hanno fatto è stata questa. Ci hanno chiesto di firmare e di sconfessare le vostre lotte, le vostre idee. E approfitta di Roma. Hanno fatto, io chiedo da questa piazza, in questo momento, da questa manifestazione, che si faccia un referendum. Thank you.
tornando a Roma, quando ero a Napoli sono stato informato che l'ufficio stampa Fiat stava facendo venire tutti i giornalisti qui, ho capito che sarebbe successo quello che è successo. Era tutto preordinato, tutto studiato dall'inizio. Bellissima bandiera.
dai la mano a papà, tutti insieme, bella sta fotografia, fa assumire sta fecita, fa mettere in un pic, canta a farlo, putte della CGL, più non sei nessuno ten, e tutte sopra a casa, tre se fa giù, non se ne stanno più nu, a bacio per lo scolo. Pensavano che questi lavoratori sarebbero rimasti in silenzio a subire i soprusi di tutti i giorni, pensavano di controllare tutti con 10.000 provvedimenti disciplinari. Questi lavoratori gli hanno detto basta, questa strada non è più percorribile e d'ora in poi i delegati non dovranno più lavorare con una pistola del licenziamento sempre dietro puntata alla nuca, perché così non si può rappresentare i lavoratori e perché questo non è un paese civile. Giuseppe Gilli, segretario della CGIL. 16 giorni che i lavoratori della Fiat e dell'indotto scioperano, lottano per i diritti, terremo un passo indietro, andremo fino in fondo, fino al riconoscimento dei nostri diritti e della nostra libertà, come sappia il governo, che aprire la trattativa nel merito del salario, delle condizioni di lavoro, dei turni e delle prospettive occupazionali. Siamo grandi, siamo entrati nella storia del movimento operaio. Grazie a tutti. Come vedete, siamo tutti ancora qui, questa è la cosa più importante in questo momento, restare insieme e dare la dimostrazione che la fabbrica è unita nelle richieste che voi avete fatto, cioè le richieste del cambiamento delle condizioni di lavoro e, non dimentichiamolo, della parità salariale, perché questa è ormai la prima richiesta. Se non c'è questo non si discute davvero. Si farà quello che si può, faremo altre cose, ma adesso c'è la trattativa, non creiamo casini domani con la FIS, vengano, come posso venire? Fatemi finire! Nel momento in cui vengono qua, vuol dire che si possono riaccodare, per noi non ci sono problemi. Non dimentichiamoci il nostro fine, la trattativa. Dopo gli altri problemi verranno in seguito. Però domani c'è la trattativa e restiamo caldi e tranquilli tutti quanti. Lavoratori, io vi voglio dire pure un'altra cosa. Domani mattina alle 9:15 sia Cinnis che altri che hanno avuto già il richiamo dal giudice si devono presentare al tribunale. Io voglio pregare una delegazione di noi di andare sotto il tribunale di Melfi. I pullman sono vuoti. E allora è questa la vittoria che voi avete prodotto, ed è una grandissima vittoria, perché avete dimostrato che la gente sta con le vostre ragioni, perché in realtà sono le sue ragioni.
Questa è la proposta, l'ultima proposta che abbiamo fatto. La pista è riservata, ci rivediamo domani mattina alle 10. Il tavolo non lo vediamo più. Quando la gente domani verrà e ci dirà quelle proposte che avete fatto, la Fiat non è d'accordo, non li possiamo accettare. E se altre se ne va, noi siamo disposti. Veniamo qua e diciamo che pensavo la nostra via e possiamo fare tutte le iniziative insieme a voi, lo diciamo, e va. Non c'è nessuno che vuole fare qualcosa di diverso da quello che abbiamo detto. Abbiamo visto che l'operazione sarà, e quello sarà. Se la via viene e non vuole andare, la deve prendere la via di responsabilità. Quando noi andremo a andare a parlare e la via viene a noi. Ipotesi di accordo è stata raggiunta stamattina alle 6:30, dopo tutta una nottata di... Alle 6:30 è uscito il testo definitivo che ha accolto le richieste che abbiamo fatto. L'ipotesi di accordo che sarà sottoposto comunque al voto segreto di tutti i lavoratori, dopo aver fatto anche le assemblee in fabbrica quando rientriamo. Dovremmo fare, ho detto, anche le assemblee in fabbrica, quindi questa assemblea, quando rientreremo, dovremmo rientrare, ho detto quando rientreremo faremo anche le assemblee in fabbrica. Allora, l'ipotesi di accordo prevede l'aumento di 105 euro, per un totale annuo di 1260 euro. Mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, partigiano, portami via, perché mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, da partigiano, che tu mi devi seppellire nella sua montagna, oh bella ciao, seppellire la sua montagna, e sotto l'ombra di un bel fiore. Partigiano!